Salve, bentornati o benvenuti, io sono Salvo e oggi andiamo a parlare a grande richiesta di questa fantastica tastiera. Mi avete chiesto di fare dei video su queste tastiere per ingressi e ora noi andiamo a fare. Questa l'ho comprata su AliExpress, ho fatto anche una live, se volete potete andare a vedere la live, cosa ho preso anche su altri materiali su AliExpress. Niente, oggi andiamo a fare l'installazione, come vedete qua, come passare i fili per installare questa tastiera, e in altri video andrò a fare la programmazione, andiamo poi in altri video ancora a installare dei sonoff, degli scelli, degli inseritori per inserire la corrente dentro gli appartamenti e così dicendo. Quindi ragazzi, iscrivetevi, anche perché mi pare che guardate i video ma non vi iscrivete nessuno, quindi magari vi iscrivete, fate crescere il mio canale veloce, mi raccomando, mi raccomando. E niente ragazzi, ora andiamo direttamente a banco a fare l'installazione di questa tastiera. E che dirvi ragazzi, a questo punto iscrivetevi qua sotto al mio canale Telegram discussioni, attivate tutte le campanelle, se volete potete lasciare anche un like. Ragazzi, ora sigla. E allora ragazzi, ora andiamo a vedere, prima di cominciare, come già vi ho detto, il video, di andare a programmare la tastiera, dovremmo andare a fare prima i collegamenti, anche perché non è semplice, guardate qua che cosa c'è di collegamenti, ma sembra molto semplice, almeno per me. Per voi sarà un po' più difficile, ma lo stesso disegno ve lo lascerò, vi faccio anche un PDF, un'immagine dove potete andare a vedere come sono collegati tutti i cavi. Quindi vi farò lo stesso stampato di questo su monitor, quindi andate poi a vederlo. Allora, cosa abbiamo? Abbiamo praticamente la nostra tastiera, che dietro c'è lo spinottino che escono tutti questi cavetti qua, che sono miniatura così, quindi poi ci devo andare a allungare. Io in questo caso sto facendo da pannello, quindi mi viene molto più semplice. Ora andiamo noi a vedere come collegare il tutto. Allora, la tastiera funziona con un'alimentazione da 9 a 12 volts, quindi abbiamo bisogno di una DC, quindi una corrente continua, per alimentare lei. Per aprire il portone, che io in questo caso il portone lo sto facciamo finta che è questa qui la serratura, questa lampadina qua a 12 volts, va alimentata 12 volts AC a corrente alternata, dove io mi sono autocostruito per fare questo schemino un alimentatore 12 volts alternato di 1 ampere. Quindi questo sarà il nostro alimentatore per aprire il portone. E poi dopo ovviamente abbiamo bisogno di un pulsante, io l'ho fatto qua in miniatura, voi avete il pulsante che andate a mettere sul vostro posto esterno, il vostro 503, dove vi piace a voi. E poi cosa abbiamo? Abbiamo questi due fili che saranno il doorbell, quindi il campanello. Purtroppo il campanello di questo qui dovete andare a acquistare il campanello suo, che è un campanello a 4 fili, ma questo lo vedremo più avanti perché l'ho ordinato, non lo sapevo neanche io, ho bisogno di questo campanello, pensavo che era un contatto chiuso, chiudeva e faceva suonare il nostro campanello, ma non è così, quindi questo qui non funzionerà, ma lo facciamo funzionare in altri video, anche perché oggi andiamo a vedere tutto lo schema, come è combinato, come funziona, come si va a passare i cavi, e l'altro andremo a vedere la programmazione. Dopo quello andiamo a modificare tutto l'impianto, mettendo, che so, un sonoff, uno scelli, qualsiasi altra cosa che ci viene in mente, ma metteremo anche più avanti, perché questo funziona anche con le card, metteremo anche una card dove andremo a attivare tutto il nostro impianto. Quindi avremo sia l'impiantino della tastiera che un altro impiantino dove ci sarà il taschino per attivare tutto l'appartamento, e quindi se non ci abbiamo quello non possiamo attivare il nostro appartamento, quindi dobbiamo entrare con la stessa chiave
con la stessa card e chiudere, cioè aprire l'alimentazione con tutta la nostra card. Quindi se non abbiamo quella non possiamo né entrare né uscire. Ovviamente questa ha la possibilità di mettere sia i codici che le card. Oppure tutte e due cose. Comunque, ora poi lo andiamo a vedere. Quindi la cosa più sicura sarebbe quello di inserire sia la card che il codice. Quindi se io devo entrare dentro questa tastiera qui, avremo bisogno sia la card che poi il codice, se no non possiamo entrare, che è la cosa più quella più funzionale. Quindi ora andiamo a vedere come funziona, come dovevo passare i fili e poi andiamo a fare nel prossimo video tutta la programmazione, perché la programmazione è molto lunga e quindi fare questa sarà piccolina come video, però per fare la programmazione è molto più lunga, quindi due video per fare questa tastierina, ok? Scusatemi, però è così. Ora andiamo a vedere cosa ho combinato io qui, cosa ho alimentato. Allora ragazzi, scusatemi, ma ho un po' di allergia, questo è il mio periodo, quindi è la cosa più brutta di questo periodo. Allora, andiamo a vedere. La prima cosa da fare è quella di passare i cavi di alimentazione. I cavi di alimentazione sono questi qua che vedete qua, rosso e nero. Io ho fatto questa piastrina, questa voi non la trovate, l'ho fatta io, l'ho costruita con una mille fori così, e l'ho tagliata e ho fatto questa cosa qui così. Dobbiamo andare a portare il negativo, perché in questa tastiera, almeno in questa, poi le tastiere sono quasi tutte uguali, eh. Questa io l'ho scelta perché è un touch e non ha i tasti quelli di gomma che quando schiacciate si rovina tutto e dopo un anno dovete andare a buttare. Questo è touch, magari può stare fuori. Per stare fuori c'è bisogno anche di una, se è messa all'acqua al vento, una protezione che si vende anche a parte, magari vi lascio tutti i link qua sotto, dove viene protetta dall'acqua. Non è stagna, però si può tenere con questa protezione in plastica. Allora, vi ho detto, la prima cosa da fare è dare l'alimentazione. L'alimentazione l'ho data da questo spinotto qui, quindi mi viene anche facile attaccare e staccare. E poi ho dato l'alimentazione 220, ragazzi, la tensione di casa, a questo alimentatore che poi uscirà la 12 volts AC ad alternata, perché mi dovrà andare ad aprire il mio portone, il mio cancelletto, perché tutti i cancelletti sono, a meno quelli che ho visto io, poi non so se ce ne sono altri, sono tutti in alternata, 12 volts alternata, le bobine sono 12 volts alternata. Ok, abbiamo detto, andiamo a prendere il negativo che è il filo nero e l'ho portato al negativo di questo spinottino qua, di questa presa spinotto, e c'è anche il simboletto qua scritto negativo, non potete sbagliare, positivo e negativo. Poi ho preso il positivo che è questo qui che esce rosso, che è la 12 volts, 9 12 volts, e l'ho portato qui. Allora, in questo caso qua già ho preparato la mia alimentazione. Voi il vostro alimentatore lo potete mettere dove volete, dentro una scatola, dentro un 503, dentro un centralino, anche perché gli alimentatori, io ho questo qui così, ma gli alimentatori si possono trovare anche per 503 e anche per i centralini a 12 moduli, a 20 moduli, quelli da incasso parliamo, nei centralini principali. Ok, poi ci dà la possibilità di poter, questo qui il filo verde non l'ho capito completamente, perché praticamente da qua se io vado a portargli questo verde a un negativo mi esce il verde 12 volts negativo e mi diventa positivo, non l'ho capita questa cosa, ma lasciamolo perdere, tanto non ci andremo a collegare niente noi. Ci dà la possibilità di avere un altro negativo che è uguale praticamente, solo che ci dà la possibilità di andarlo a collegare, e dobbiamo andarlo a collegare al nostro pulsante per uscire fuori dalla porta, perché se siamo dentro noi possiamo prendere la carta, andare fuori ed aprirci la porta. Con questo ci apriamo il nostro portone, che è collegato quindi al nero che va al pulsante e il ritorno e il filo giallo che ci danno direttamente qua. Ripeto, all'incirca dovrebbero essere tutti uguali le tastiere, ma in tutti i casi andate a guardare il manualetto, è semplice. Ci danno la possibilità di collegare un campanello, un dindon, e sono questi due fili blu.
In questi due fili blu esce una resistenza, non mi ricordo 4K, mi sembra che sia, che serve per dargli consenso al campanello, che poi più avanti andremo a vedere anche perché hanno fatto questo campanello così, non lo so, devono fare un contatto pulito, schiacciavi e chiudevi il contatto, no? 12 volt, si apriva il campanello, vabbè, non fa niente. E poi ci danno tre cavi, tre fili che sono arancione, marrone e grigio, dove ci dà il marrone che è comune, l'arancione è normalmente aperto e il grigio è normalmente chiuso. Quindi significa che questi qua sono dei contatti puliti e un relè per contatti puliti, dove qua noi possiamo andare a collegare la qualsiasi. Io in questo caso ho collegato il nostro trasformatore, che ora vi faccio vedere anche come l'ho collegato. Allora, io per collegare il nostro alimentatore, io l'ho collegato in questa maniera. Questa è l'alimentazione, dove vediamo se ve lo posso far vedere meglio. Ecco qua, così, dove entra la fase e va direttamente all'alimentazione. Poi ho fatto uscire un'altra volta la fase e l'ho collegata al marrone del relè, quindi al comune. Poi ho preso il neutro, quindi il ritorno della corrente, e l'ho portato all'arancione. Quindi io questa alimentazione qui l'avrò sempre e soltanto disalimentata. Solo quando io schiaccio il pulsante o passo la card, lui si accende, si alimenta e mi va a alimentare con la 12 volts, questa qui, il mio cancelletto. Quindi questo trasformatore non sarà mai alimentato, solo soltanto quando io schiaccio il pulsante. Quindi avrò il trasformatore che durerà una vita, perché io sempre schiaccerò e lui si mette in funzione, e poi mi dà l'alimentazione al citofono, e poi meno bruciature, meno casini, meno di tutto. Ok, e risparmiamo anche corrente, perché se lo lasciamo alimentato lui continuerà a consumare anche se non lo usiamo, quindi non vale la pena. Ok, a questo punto mi sembra che è tutto a posto. Andiamo a vedere, io già l'ho provato, funziona. Andiamo a dare l'alimentazione a 12 volts e andiamo a dare la 220. Mi raccomando, ragazzi, staccate sempre tutta la corrente, perché specialmente per il trasformatore, magari lui a 12 volts non ci interessa, il relè diventerà a 220, cioè il contatto pulito, scusatemi. Quindi abbiamo il pulsante, l'apriporta, l'alimentatore e l'alimentazione principale. Andiamo a collegare l'alimentazione principale, che io l'ho fatto in questa maniera, così, e andiamo a dare corrente, e attacchiamo il nostro, diciamo, il nostro salvavita magnetotermico. Voi metterete sempre salvavita. Allora, questa tastiera, praticamente, quando voi l'accendete la prima volta, teoricamente dovrebbe avere solamente un codice univoco, che è quello di fabbrica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quello è il codice principale. Quindi, ragazzi, quando sarà che vi arriva la tastiera, il codice sarà solo quello, ma non solo in questa tastiera, in tutte le altre tastiere. Quindi andate a cambiare il codice, perché tutte le tastiere hanno questo codice 1, 2, 3, 4, 5, 6, almeno la maggior parte delle tastiere. Ovviamente non funzionerà mai con la card, perché le card che ci saranno, ora io ho delle card, ma non so se l'ho programmato, non mi ricordo, perché ho il smanettato sopra. No, infatti questa non va. Questa sì, questa è programmata, ma si possono sprogrammare tranquillamente. Ogni card ha il suo codice. Questa no, quindi praticamente ho solamente questa che è programmata, ma si possono mettere anche dei ciondolini così, ma ognuno poi lo utilizzerà come gli piace a loro. Perché se avete anche il fattore del taschino dove andare ad accendere tutta la luce di casa, non andrete a usare il ciondolino, anche perché non potete metterlo là dentro, non funzionerà mai.
Allora, vi spiego su per giù cosa riesce a fare questo, quello che mi ricordo. Allora, vi spiego che cosa può fare questo apparecchiettino qua. Questo apparecchiettino qua può farci funzionare il tutto con, abbiamo detto, con le card, con i ciondolini o con il codice. Quindi noi possiamo andare a impostare dei codici oppure delle card abbinati e possiamo andare a fare delle impostazioni. Ora vi prendo un attimino questo qua perché tutto non mi ricordo a mente. Vi dico che praticamente per le card possiamo andare a registrare 128 card, no, card sono 1600 card. Possiamo andare a registrare, ovviamente possiamo anche eliminare uno alla volta, e ora poi vi spiego anche perché, come si può fare. Oppure possiamo mettere delle password di fine 128 password di capacità. Poi ci sono i gruppi sarebbero una card e il PIN, quindi quelli là arriviamo fino a 32 PIN, card PIN, il gruppo chiamiamolo. Questa tastiera ha anche la possibilità di mettere un codice pubblico. Un codice pubblico significa che io avrò un codice, ovviamente lo terrò io e chi sta con me, dove bypasserà tutte le card, tutte i ciondolini, tutti i PIN, perché lo andrò a utilizzare io. Poi questo poi lo vedete voi se lo volete mettere oppure no. Io vi consiglio di metterlo perché se non vi ricordate, se non avete la scheda dietro, a meno avere il PIN e via. Allora, infatti qua ci dice un public password, un gruppo, solo un gruppo possiamo fare. Allora, andiamo a rivedere tutti i fili come erano combinati, come sono registrati. Qua ci abbiamo i black che è il GND, la massa, i red è il 12 volts, i green è il push, che io ancora non ho capito questo push verde che serve. Un looked signal, non saprei che cosa sia. Uno sblocco segnale, ma poi abbiamo un black che è un'altra massa GND, sempre negativa. Poi giallo open XT, quindi quello per aprire il portone e uscire. Poi abbiamo i blu e blu, doorbell 1 e doorbell 2, vanno collegati al nostro campanello che non abbiamo. Ma si potrebbe fare anche a parte, non è per forza che dobbiamo farlo così, mettiamo un altro pulsante e ci facciamo suonare la porta. Ci danno anche i tre fili, sono arancione, marrone e grigio, quindi normalmente aperto, normalmente chiuso e comune. Questo già l'avevamo visto. Allora, quello che si può fare con questa tastiera è quella che possiamo andare ad aprire la porta, questo mentre l'ho girato non ci serve più, possiamo andare ad aprire la porta con il codice. Solo e soltanto con il codice possiamo andare ad aprire la porta escludendo il codice solo e soltanto con la scheda. Possiamo escludere quella. Possiamo aprire il nostro portone sia con card o con, ovviamente quando parlo di card parlo anche di questi qua, sono uguali. Queste card sono delle card da 125 kHz, sia questo che questo, quindi quando comprate tutto deve essere tutto con la stessa card, ragazzi, mi raccomando, perché se no non funzionerà più niente. Se la prendete diversa come kHz questa tastiera, potete passare tutto quel giorno a passare le card, non registrerà niente. Poi abbiamo, quindi possiamo mettere sia card che separati, funzioneranno separati, quindi se faccio card funziona con card, se faccio numero e codice funziona col codice. Possiamo abbinare questo, per esempio questa scheda, poi ci metteremo qua il nostro PIN, così non ce lo scordiamo. Possiamo mettere anche se è un B&B, l'adesivo del nostro B&B, questo poi lo vedete voi, non ve lo consiglio perché se perdete la card vengono, c'è anche il PIN, entrano, abbiamo finito, ci scompare il B&B. Ovviamente queste card si possono anche pinzare, quindi fare un buchino e metterla nel portachiave, quindi basta che lo mettete contro luce, vedete dove non c'è il cerchietto, negli angoli di solito non c'è mai, però mettete contro luce e vedete dov'è. Qui basta prenderne uno, vediamo se si vede, sì, infatti. Allora, in pratica abbiamo il cerchietto qua, il chip qua, basta lo mettete qui e avete finito già. E quindi possiamo far funzionare separatamente sia la card che il PIN, che in questo momento non ne ho PIN. E andrà a fare la funzione. Un'altra cosa che può fare è quella di andare a registrare la nostra card più un PIN.
secondo me, se avete un'attività, un qualche cosa, un ufficio, un qualche cosa di professionale, possiamo andare a farlo funzionare. Cosa fa oltre questa cosa qui? Se io, per esempio, non voglio più fare entrare nessuno, posso disabilitare totalmente la scheda. Questa qui, la tastiera, la posso disabilitare. Quindi chiunque passi la card non aprirà la porta, chiunque mette il codice non aprirà la porta, fino a quando io l'indomani non vado a reinserire il mio codice personale, quindi il mio PIN personale, che di solito di fabbrica è 123456, ovviamente il mio sarà modificato, e andrà a bloccare la tastiera, e l'indomani io lo andrò a riprogrammare. Quindi basta mettere il codice e tutte le schede, tutti i codici per magia ritorneranno a funzionare. Non mi ricordo, ma lo vedremo più avanti, se il codice pubblico aprirà la porta, ma poi lo scopriremo nel prossimo video. Cosa può fare ancora? Possiamo crearci tipo questa carta qua, per esempio questa carta qua, possiamo programmarcela in modo che non devo andare a mettere codici contro codici. Passando la card, lui si mette in programmazione e possiamo andare a registrare altre card. Solo per le card, ragazzi, per i codici, questo poi venite d'accordo con a chi date il codice. Quindi dite: guarda che per aprire la porta ci vuole il codice 506 ed è abbinato a te. Io, se voglio andare a cancellare quel codice, ovviamente che mi sono preso un appunto dove ho scritto che Salvo avrà un codice e una card, codice e una card con il codice 1234, sto dicendo così, e poi c'è una card con il numero finale 04304. Poi questo qua, guardate voi. In questo caso noi possiamo andare a eliminare il codice, quindi quando sarà il momento che possiamo andare a fare la cancellazione, possiamo andare a cancellare quel codice, quindi ci sarà una programmazione per poterlo fare. Andiamo e gli diciamo che il codice 1234 lo devo cancellare, non ci deve essere più. Al momento che lui andrà ad aprire, Salvo andrà ad aprire, non gli aprirà. E poi questo poi ve la sbrigate voi, perché le avete cancellato il codice, magari l'avete licenziato, oppure non vi serve più, oppure avete una famiglia dentro una casa e gli avete appropriato un codice. Io vi consiglio di fare sempre un codice lungo da 6 cifre, perché si possono fare da 1 a 6 cifre. Fatelo sempre al massimo delle cifre, anche perché una cosa che ho notato è molto i tasti restano le ditate, quindi ogni tanto dagli anche una pulita, mettete un codice magari a 6 cifre, così scompare, il grasso si vede da tutte le parti, magari qualcuno può vedere, ma qua è sempre gli stessi codici, dategli una pulita ogni tanto e via. E aspettate che cancello. Ok, allora poi abbiamo la possibilità, cioè la possibilità, abbiamo i colori della card. Quando la card è verde, lui è pronto per il stand by, e quando è blu è in programmazione. Quindi se io faccio così, ok, non ho fatto niente perché ha fatto due beep, vuol dire che non esiste questo codice, e basta. Allora abbiamo anche un altro problema: se per caso vi scordate il codice, non è detto che la tastiera non funziona più, funzionerà ancora. Quindi il codice di programmazione, non ve lo ricordate più, c'è la possibilità di poterlo resettare. Io in questo caso, anzi, lo facciamo subito. C'era una card che era, ecco, questa card qui funzionava e questa qui non funzionava, quindi aspettate che si stacca. E un'altra cosa ancora, ragazzi, ve lo dico subito, prima o poi me lo scordo. E se ci fate caso, quando io attivo il portone resterebbe sempre attivo, e dà anche fastidio, a me non mi piacciono, ma evitiamo anche di bruciare la serratura. Quindi si può cambiare praticamente, poi lo andiamo a vedere anche nella programmazione, per questo vi dico che è molto lungo. Si può cambiare il tempo, quindi si può cambiare da 1 a 999 secondi. Io vi consiglio di mettere 2 secondi, ragazzi. Questo è come ora, è messo a 5 secondi, guardate. E pensate, tutto il tempo, che sta a fare sto coso sempre aperto. Poi ci sono anche altre cose che potrebbero servire a 5 secondi, ma vi consiglio di metterlo a 2 secondi, poi lo andiamo anche a vedere. Ora,
Facciamo il reset. Per fare reset è semplicissimo, ragazzi. Dovete andare. Questo ve lo faccio vedere subito perché se vi scordate il codice, non avete più come fare il codice. Ovviamente il manualetto non lo buttate o vi andate a rivedere i miei video. Come si fa a resettarlo? È semplicissimo. Ok, ragazzi. Allora, abbiamo anche un'altra funzione, la funzione è quella di cancellare, andiamo a vedere come si va a cancellare il codice PIN che avevamo, e quindi abbiamo resettato, dobbiamo resettare questo cavolo di codice PIN perché me lo sono dimenticato, non, cioè siamo umani, ci possiamo dimenticare anche qualcosa. Andiamo a vedere come si fa, è semplicissimo ragazzi, le card e tutto il resto, forse solo le PIN resteranno, no, nemmeno, forse PIN cancellerà, le card restano comunque, sì, le card resteranno, quindi abbiamo questa card che sta funzionando, quindi andiamo a vedere. Come si fa? Dobbiamo andare a staccare la corrente, quindi andiamo nel nostro magneto termico, nel nostro differenziale, stacchiamo, facciamo spegnere completamente la nostra tastiera. Ok, si è spenta. Dobbiamo andare a schiacciare il tastino di chiusura, di apertura del portone. Teniamo schiacciato e diamo alimentazione. Dopo che diamo alimentazione, dobbiamo aspettare intorno ai 5 secondi e ci darà un bip. Andiamo a vedere se è vero. Attacchiamo. Ok, si è resettato. In pratica, ora si è resettato, ma le card resteranno sempre attive. Quindi queste dovete andare a cancellare voi. Ok, altre cose che possiamo andare a fare, per esempio, non so, abbiamo la possibilità che il nostro cancelletto o portone deve stare aperto perché nel mio, io ho un laboratorio dove clinico, che non so, qualsiasi cosa che potrebbe essere, abbiamo la possibilità che quando io entro con la mia card si attivi e resta acceso, resterà sempre acceso. Che non è che mi piaccia tanto questa cosa, ma lo possiamo lasciare sempre acceso. Per disattivarlo o schiacciamo di nuovo il pulsante e lui si va a disattivare, ma questo lo andremo a vedere anche nelle programmazioni, o dovremmo andare a passare la scheda per disattivare di nuovo il nostro portone. Non so che cosa potrebbe servire, ma lo dobbiamo anche utilizzare. Ok, mi pare che a questo punto abbiamo detto tutto quello che ci sia. Io ora vi chiedo di registrarvi per se volete vedere gli altri video, anche perché ragazzi, vedete i video ma non vi registrate, non ho capito il motivo. Cioè, ci sono almeno il 90% di visualizzazioni in più, ma non vi registrate. Se magari vi registrate e me fate crescere il canale, io ragazzi già vi ringrazio da lì perché. Non capisco il motivo perché guardate il video ma non vi registrate, cioè è gratis ragazzi, non vi chiedo niente, non vi sto chiedendo soldi, non vi sto chiedendo proprio niente, solamente registrate, è gratis, io vi faccio vedere come funziona sia la tastiera che qualsiasi altra cosa. Ok ragazzi, io a questo punto vi ringrazio di essere stati qua a vedere questo video, spero che sono stato utile. Casomai scrivetemi qualche cosa qua sotto se ancora non avete capito. In tutti i casi portate indietro il video e andate a rivedere come è situata qua la cosa, oppure se mi lasciate qualche cosa io nel prossimo video vi spiegherò anche che cosa c'è da fare. E allora ragazzi, vi ringrazio. Se sono stato utile lasciate un like questo sopra, iscrivetevi nel mio canale Telegram Discussione, attivate tutte le campanelle che fa, anche quello fa sul mio canale. Ho un secondo canale YouTube se vi volete iscrivere, siamo arrivati a 200 iscritti, se vi volete iscrivere facciamo crescere anche quello, così un giorno mettiamo qualche altro video di particolare, anche perché sto cercando di capire cosa farci con l'altro canale. E ragazzi, cosa dirvi? Sono su Facebook e su Instagram, se volete seguire. Ragazzi, e ora a un prossimo video. Ciao e grazie.